Arrivato quasi 2 anni fa su PC e rimasto inspiegabilmente fuori dai radar della stampa e del grande pubblico, Under Hero si ripresenta su Switch dandoci modo di recuperare un titolo che mai avrebbe meritato di rimanere sconosciuto ai più. Oltre a raccontarvi per quali motivi Under Hero merita il massimo della vostra attenzione, soprattutto in questo periodo in cui si è aperta una profonda voragine tra noi e le nuove uscite, vi diciamo sin da subito che, benché ne incorpori parte dello stile e delle stramberie, non ha nulla a che fare con Undertale. Tuttavia se ne intravedono delle nette influenze e alcune delle soluzioni narrative sperimentali, pur senza averne lo stesso effetto dirompente. Forse non è esattamente un caso che metà del titolo di Under Hero richiami alla memoria la perla di Toby Fox, così come non è un caso che nel momento in cui vi renderete conto di che pasta è fatto il gioco, avrete la netta sensazione di sentirvi subito a casa. Under Hero ha dei dialoghi strambi, intelligenti, pungenti e inconsueti, ha soluzioni in grado di sfondare la quarta parete con disarmante disinvoltura e una capacità nel saper mescolare diversi generi che raramente abbiamo visto in titoli indipendenti. Non bastasse questo per farvi comprendere quanto sia sui generis Under Hero, sappiate che ci sono anche personaggi fuori di testa, come, giusto per citarne uno, una farfalla con la doppia personalità che urla e se la prende con se stessa, assieme ad altri che vi lasciamo il piacere di scoprire. In Under Hero di imprevedibile c'è anche la premessa. Il vero protagonista è infatti l'esatto opposto di ciò che vi aspettereste, ossia un minion del signore del male di turno che prenderà d'improvviso il posto dell'eroe. Inizialmente controllerete proprio l'eroe, giunto ormai alle battute finali e nell'ultimo castello, ma il minion azionerà un marchingegno che gli farà crollare in testa un lampadario, uccidendolo sul colpo. Il minion allora si avvicinerà sul luogo della tragedia, constaterà la morte dell'eroe e si impadronirà della sua elsa parlante di nome Elizabeth. Da quel momento in poi, su ordine del malvagio Mr. Stitches, l'antieroe dovrà riconsegnare le 3 pietre leggendarie che l'eroe aveva sgraffignato ai rispettivi boss, viaggiando attraverso dei portali che lo condurranno nelle aree presiedute dai maligni lord. L'esplorazione gioca un ruolo chiave nella Chestnut Kingdom, e non mancano aree segrete, stanze nascoste e vie che si allontanano da quella principale. I veri avventurieri avranno la sorpresa di trovare oggetti in grado di aumentare la vita massima, i classici collezionabili e persino le tracce musicali da cambiare nella save room, ma sin troppo spesso Under Hero vi metterà al centro di alcuni labirinti da cui non è sempre così agevole uscirne fuori. Questo, assieme ad altri piccoli difetti in verità piuttosto trascurabili, è l'unico vero difetto dell'opera, perché di Under Hero non si può far altro che tesserne le lodi a più riprese. Non solo è in grado di configurarsi come un buon platform dalle sfide equilibrate, ma riesce ad essere anche un buonissimo RPG con elementi misti ed eterogenei, che riescono a trovare un equilibrio sostanzialmente perfetto. Appare frustrante anche la mancanza di una mappa da consultare liberamente, poiché Under Hero fa l'errore di mettere dei cartelli di tanto in tanto per farvi comprendere dove vi troviate, mandandovi talvolta in confusione quando perderete la bussola in determinati luoghi che si somigliano sin troppo. Under Hero non è però solo un platform, ma è anche un buonissimo adventure e un GDR che fa sfumare la divisione tra il sistema a turni e quello messo in mostra da Super Mario RPG, mettendo in piedi un combat system brillante e convincente fino in fondo. Quando incapperete in un nemico, la schermata passerà subito a quella del combattimento, con un menu adattato alle fasi tipiche da gioco di ruolo. Tutte le azioni vanno effettuate con un buon tempismo, facendo sempre attenzione alla barra della stamina. Attaccare furiosamente significherà infatti trovarsi con la barra completamente svuotata e il protagonista che rimarrà alla mercé del nemico, incapace di difendersi e costretto a subire ogni colpo avversario. Per evitare che ciò accada è possibile schivare i colpi, ma sempre prestando attenzione ai movimenti del nemico, che danno suggerimenti su come tenderà ad agire. Schivare i colpi con buon tempismo vi farà ricaricare parte della barra della stamina e se riuscirete ad attaccare seguendo i ritmi della musica potrete infliggere danni extra. È possibile anche caricare il colpo per aumentarne l'efficacia o usare un martello che ha dei tempi di azione più prolungati. Per i nemici volatili dovrete invece adoperare una fionda, con una gestione della mira manuale non sempre perfetta. Affrontare le battaglie vi servirà per migliorare le vostre statistiche e acquisire l'esperienza, ma esiste anche la possibilità di corrompere i nemici col vostro vil danaro per bypassare uno scontro che si rivela più duro del previsto. Prima di ogni scontro potrete anche parlare con gli avversari, che vi daranno alcuni utili suggerimenti sul mondo di gioco in cui vi trovate, tutti dettagli di cui altrimenti non sareste mai venuti a conoscenza.
La deliziosa pixel art è dettagliata ed eccentrica, così come i toni di Underhero, che si configura come un'autentica sorpresa che stava finendo per essere ingiustamente sopraffatta dalle uscite più di rilievo. Underhero è la sleeper hit che non ti aspetti, quel gioco che riesce a trascinarti nel suo mondo strambo e ricco di trovate intelligenti che solo Undertale era riuscito a tirare fuori dal cilindro un lustro fa. Inconsueto, divertente, frizzante e capace di mescolare più generi in un modo sorprendente e funzionale alla conduzione di gioco, l'opera di Paper Castle Games è imprescindibile per chi desidera un titolo solido, arguto e decisamente fuori dagli schemi.